Presidente, consigliere. Allora, entro subito nel merito precisando che ieri ho fatto anche appunto un sopralluogo specifico per verificare le condizioni dei lavori in corso. Villa Gordiani consta di circa 13 ettari e vede la presenza di un presidio di operatori che sono impegnati sia nella manutenzione che nella pulizia. La complessità del parco presenta criticità, nel senso che, come è noto, abbiamo ereditato una scarsità di attrezzature oggi nel servizio verde. Nonostante noi stiamo facendo una pianificazione in termini soprattutto di acquisizione di materiale, ecco, io vorrei segnalare che tutto già ieri il parco comunque era completamente sfalciato e anche ripulito, quindi invito il consigliere comunque ad andare a fare una verifica, quindi quanto era il nostro impegno, ma da programmazione effettuata, nel senso che noi abbiamo fatto una programmazione per consentire di rimettere e di effettuare la manutenzione ordinaria in tutta la città, sia nella settimana, quindi impegnandoci a risistemare almeno due parchi a settimana in ogni municipio e ulteriori altri parchi il venerdì e il sabato e la domenica. Ecco, quindi questa è la situazione. Il personale, tra l'altro, del servizio giardini ha segnalato alcune situazioni, soprattutto dei guasti alle fontanelle ad Acea, anche questa è una situazione che rivela nel passato una scarsa manutenzione appunto degli arredi. Quindi noi, il nostro impegno è quello non solo di fare manutenzione appunto del verde, manutenzione ordinaria come è stata fatta, ma anche di individuare quali sono in modo dettagliato e specifico gli elementi da riqualificare nello stesso parco. E devo dire che ho fatto anche un controllo sulle essenze arboree e la potatura delle essenze arboree, nonostante la carenza di mezzi e la carenza di fondi, è stata effettuata nel tempo debito, come si può vedere, e attualmente non risultano sussistere condizioni agronomiche che rendano necessari, come anche visibile, ulteriori interventi. Nonostante l'assenza di fondi, e noi solo circa un mese fa abbiamo recuperato i 9 milioni di euro e sono partite le gare europee per svolgere le attività di interventi sia sul verde verticale che sul verde orizzontale, perché finalmente la Presidenza del Consiglio ha erogato i fondi e ci ha consentito e ci consentirà di utilizzare questi fondi. Nonostante questa carenza, gli interventi di potature, gli interventi di sfalcio nel parco sono state effettuate. Ci sono ancora attività da svolgere, che sono innanzitutto la sagomatura delle siepi, che comunque è in programma. Le attività di pulizia, come ho potuto verificare io, sono effettivamente puntualmente eseguite. Abbiamo qualche criticità legata al fatto che c'è una presenza di senza fissa dimora e di persone legate appunto a fenomeni di marginalità sociale che utilizzano in modo improprio alcuni spazi del parco, però il controllo del servizio giardini, così come da mia direttiva, sta intervenendo proprio per evitare che i parchi diventino luoghi non opportuni e presentino poi le conseguenti criticità. Quanto invece alla segnalazione rispetto alla questione appunto dei referti, noi abbiamo fatto una verifica presso i pronto soccorsi più prossimi e gli unici referti segnalati riguardano, su questo vorrei essere molto chiara, punture di insetto sempre possibili nella stagione primaverile. Per quanto riguarda invece il tema delle deratizzazioni, noi stiamo attualmente effettuando le deratizzazioni anche nelle scuole sulla base dei 560.000 euro, e qui c'è l'assessore Mazzillo, messi a disposizione dal bilancio, che effettivamente sono nei bilanci in parte dei municipi
e i municipi li stanno utilizzando per intervenire nelle, per le derattizzazioni. E inoltre però in revisione il contratto di servizio, perché noi intenderemo invece, appunto, oltre a questi fondi a disposizione e che sono per lo più legati ai bilanci delle scuole, intervenire anche con azioni ad hoc, facendo una revisione del contratto di servizio AMA. Per quanto riguarda, come dico, le segnalazioni delle aree verdi, noi stiamo facendo il piano, abbiamo approvato le linee guida a livello generale, ma stiamo facendo il piano di manutenzione che si sta attuando come previsto, con interventi puntuali, soprattutto degli sfalci, legati appunto agli sfalci nella manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, naturalmente non appena avremo a disposizione i fondi dei 9 milioni di euro, interverremo in modo specifico. In tutti i casi, in questo parco, anche la potatura degli alberi è già stata effettuata a tempo debito.